Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon inizio di settimana a chi ci segue in diretta Twitter o Facebook, buon inizio di settimana a chi ci seguirà, beato lui, beato lei, un po' più tardi in differita, ma per tutti non sarà un buon inizio di settimana, ve lo diciamo subito, oggi i giornali registrano e in qualche misura portano a compimento un'operazione diabolica, politica e mediatica, che è quella di preparare gli italiani a essere nuovamente e ulteriormente rinchiusi per Natale, come colpevolizzando gli stessi italiani. Lo schema è: ah, siete usciti di casa anche se era perfettamente legale farlo? Avete rispettato le norme, ma siete andati a fare una passeggiata in centro? Ma scalzoni, volete la terza ondata? Il governo, nella sua bontà, nella sua saggezza paterna, oggi incontrerà il comitato tecnico-scientifico e stabilirà che, diversamente da come era stato stabilito, anche a Natale, alla Befana e a Capodanno non potrete nemmeno andare a pranzo fuori. Questo è sostanzialmente lo schema. Schema che era stato anticipato da un grottesco tweet, dell'altra sera del direttore della stampa Massimo Giannini, uno dei cavalieri dell'apocalisse chiusurista, con un'immagine di una via del centro di Roma affollata. Indubbiamente era affollata, poi la foto schiacciata dava un'impressione di, come dire, presenza ancora maggiore, e il tweet incredibile di Giannini: buon Covid a tutti. Ecco, oggi Giannini viene, per così dire, superato in autostrada solo da qualcuno ancora evidentemente con un approccio più sprezzante di lui nei confronti degli italiani. Il quotidiano Domani, che a quest'ora non sempre abbiamo disponibile, ma oggi ce l'abbiamo, e questa prima pagina è francamente surreale. La Germania va in lockdown, noi preferiamo la terza ondata. Quindi, cari italiani, fate schifo, vi avvisa Stefano Feltri, e qui ci vuole qualcuno con la frusta da fuori che decida per voi. Sembra incredibile, ma siamo a questo punto. Quindi parleremo molto necessariamente di questo. L'altro asse della giornata è tutto di politics e ha a che fare con le questioni di politica interna. Allora, il ruggito di Renzi, ci eravamo lasciati, diciamo, la fine della settimana scorsa, con, insomma, Renzi fiammeggiante, pronto alla resa dei conti finale con Conte. La sensazione è che piano piano la montagna stia per partorire il topolino di un rimpasto, anzi di un rimpastino. Oggi, per carità, c'è ancora un'intervista di una esponente, non delle più note per quanto sia ministra, di Italia Viva, ministro Bonetti, ma no, francamente non sembra il caso né di parlare di ultimatum né di penultimatum, ma insomma, la cosa sta molto presto scolorando e scolorendo verso la dimensione di un accordicchio che cercheranno di trovare all'interno della maggioranza per andare avanti, a meno di sorprese, che per carità sono sempre possibili, ma questa mattina paiono un po' meno probabili. Allora, le aperture, che abbiamo già letto l'incredibile apertura di Domani, andiamo a vedere qualche altra apertura. La verità, che apre con l'inchiesta che prosegue, la firma il vice direttore Francesco Borgonovo, ci arriveremo tra poco. Piano pandemico, il mistero della task force di Speranza. Il 22 gennaio il ministro della Salute convocò un pool di esperti per verificare se l'Italia fosse preparata ad affrontare il virus, ma non esiste traccia di ciò che dissero. Il motivo erano riunioni informali, e vedremo questa assurda motivazione che è stata data dopo. Peraltro vedremo i contenuti della verità del lunedì, come sempre particolarmente ricca. Il Corriere della Sera, che come sempre, quando qualcosa è particolarmente assurdo e controverso, lo presenta in modo unemotionally factual, come se fosse, diciamo, la cosa più, registrando la cosa più normale di questo mondo, dandola per acquisita. Feste, Italia verso la zona rossa, come se, diciamo, fosse assolutamente normale, liscia come l'olio, una decisione come questa. Il Fatto Quotidiano resta un giro indietro e continua, diciamo, a picchiare Renzi, non accorgendosi del fatto che il reprobo, diciamo, si sia già
abbia già provveduto da solo ad arretrare. Se si vota ora, Renzi sparisce alle destre 2 seggi su 3 e Colle. Quindi il messaggio di Travaglio è: guardate questo zozzone che vuole consegnare il Quirinale e la maggioranza parlamentare alle destre pericolose. Il giornale ha un'apertura un po' curiosa perché in qualche misura non sembra così contrario a ciò che descrive. Folla nelle città, Natale fa paura, richiudono tutto, così il giornale. Più malinconico e critico il Tempo, finiti qui gli acquisti di Natale. La Stampa, come il Corriere, troppa folla, Natale in zona rossa, quindi anche qui con atteggiamento paternalistico. Avete esagerato, e poi è normale che vi rinchiudano. E infine Repubblica, la Germania chiude per virus, Italia nuovi divieti per Natale. Allora, questo è il quadro delle aperture. Noi dedichiamo la vetrina, come facciamo sempre il lunedì, ai contenuti del numero settimanale della Verità, che ha sia, diciamo, la parte di notizia di giornata, sia un po' il passo del magazine il lunedì mattina. Intanto però questa inchiesta di Francesco Borgonovo, che ripercorre quello che accadde nell'ultima decade di gennaio, all'inizio di questa vicenda. Borgonovo ricorda non solo la memorabile performance televisiva di Giuseppe Conte, che il 27 gennaio andò da Lilli Gruber a dire siamo prontissimi, ma fa un passo indietro di 5 giorni, quando Speranza convocò una task force e dice: ma allora abbiamo cercato di capire, poi c'è anche un'iniziativa di alcuni parlamentari che hanno presentato un'interrogazione, abbiamo cercato di capire, scrive Borgonovo, che cosa sia rimasto a verbale di quella riunione. Però, come dire, la risposta è perlomeno sorprendente, la risposta ricevuta, scrive Borgonovo. I verbali non possono essere resi pubblici. Per quale motivo? Il capo di gabinetto del ministro lo spiega. L'attività della task force, scrive, si è caratterizzata nel consistere in un tavolo di consultazione informale del ministro della salute, tanto è vero che nemmeno sussiste un decreto ministeriale istitutivo o altro atto regolamentare che ne disciplini formalmente l'attività, i tempi e le modalità di procedimento. La task force, secondo il Ministero, avrebbe semplicemente fornito un'attività di supporto istruttorio informale, nessuna attività procedimentalizzata. Scritto così, nero su bianco, la fenomenale squadra di Speranza, presentata da squilli di tromba e sfruttata da Conte per vantarsi in televisione, si limitava a una consultazione informale, come se gli esperti, annota Borgonovo, si trovassero in amicizia a fare merenda, invece di dover gestire la più invasiva epidemia della storia recente. Il compito di coordinare ogni iniziativa relativa al fenomeno del coronavirus 2019 è stato affidato a un tavolo informale. E visto che le conversazioni erano informali, non possiamo sapere che cosa si siano detti gli esperti. Così la denuncia e la giusta indignazione di Borgonovo. Peraltro, perché vedete, qui bisogna sempre non solo guardare i singoli alberi, ma guardare la foresta, guardare l'immagine più grande, quelli che parlano bene direbbero la big picture, perché qui colpevolizzano quelli che sono andati ieri a comprare qualcosa. Peraltro, segnalo che guardando le foto vedete un sacco di gente a passeggio, ma poca gente con busta in mano, quindi è evidente che tutti questi soldi per comprare regali non c'erano. Ma il tentativo è quello di buttare la colpa addosso a noi, ai cittadini comuni. Ma fa molto bene Borgonovo a ricordare che se invece ci fossero stati un po' di posti di terapia intensiva in più, un po' di ossigeno in più, un po' di mascherine in più, eccetera, forse ci saremmo risparmiati 3-4 mila morti. Questo è un tema che è forse un po' più rilevante da ricordare. Ancora sulla Verità di oggi. Allora, il direttore Maurizio Belpietro che segnala un caso di doppio standard. Scandalo da giorni perché, come dire, alcuni giornali hanno tirato fuori una prassi, peraltro potrà essere discutibile, inopportuna, ma non è illegale, per la quale alcuni soggetti nominati variamente
dalla Lega abbiano retrocesso come liberalità, come contributo al partito, una parte dello stipendio. E dice però Belpietro, quando io ricordai questa cosa che veniva fatta dai comunisti per anni, eccetera, e la ricordai in particolare, dice il direttore della Verità, in un contraddittorio televisivo a Rosi Bindi, a proposito del Monte dei Paschi di Siena, ci furono urla e strepiti e, dice Belpietro, c'è una bella differenza. Che quelli del Carroccio siano spiccioli e per di più non ci sia di mezzo alcun crack bancario non conta, perché il sistema garantiva il finanziamento delle casse della Lega. Che invece quello del PD garantisse lo svuotamento delle casse del Monte dei Paschi, chi se ne importa? Nel caso del Carroccio le entrate si riducono a decine di migliaia di euro. Nel caso di MPS le uscite si riducono invece a svariati miliardi di euro, un paragone impossibile. Anche solo da mettere in prima pagina, e invece, diciamo, la cosa è regolarmente avvenuta. Altre cose da segnalare in prima sulla Verità, Giorgio Gandola, che ricorda questa vicenda incredibile per cui Luigi Di Maio, nato nel 1986, è stato chiamato ieri alla Domenica Sportiva sulla Rai, comunque dall'ineffabile Varriale a parlare di Maradona, arrivato a Napoli prima che lui nascesse. E sorvoliamo sulla surreale proposta di Di Maio di un triangolare niente meno che per la pace tra Italia, Argentina e Regno Unito. Proposte, diciamo, come se ci fosse ancora un generale Galtieri da fermare. No, c'è cioè, non un generale, ma un altro che si chiama Gualtieri al MEF, che fa da anni, diciamo, in modo diverso, ma. Non chiedete a Di Maio chi fosse Galtieri perché, diciamo, si creerebbe un caso tra Argentina e MEF, troppo complicate queste vicende storiche. Mentre Mario Giordano si rivolge nella sua cartolina, nella sua lettera settimanale, direttamente al presidente Mattarella dicendo: signor presidente, non è più il momento dei moniti generici, è il momento di dire parole di verità, come a un certo punto fece Cossiga. Peraltro sulla Verità del lunedì ci sono sempre le interviste. Alessandro Rico fa una doppia fatica. Per un verso sente Carlo Calenda, molto severo, ma argomentando nei confronti del commissario Arcuri e di tutta la macchina governativa. Sempre Alessandro Rico sente anche il governatore d'Abruzzo Marco Marsilio, colpevolizzato dal governo. Giulia Cazzaniga sente Carlo Rossella che parla di Conte come la Torre di Pisa. Stefano Filippi sente il rappresentante dei padri e dei padri separati rispetto a tutti i temi del divorzio. Chi vi parla sente il capogruppo alla Lega alla Camera Riccardo Molinari per un'intervista politica a tutto campo sulle prospettive di questo rimpastino. Molinari auspica il voto subito, ma non sembra convinto che i 7-8 parlamentari su 10 che non rientrerebbero mai alla Camera o al Senato siano disponibili a uno scioglimento anticipato della legislatura. Allora, fatta questa vetrina della verità, riprendiamo il nostro percorso. La questione sanitaria, la questione politica, vedremo un paio di commenti e le segnalazioni conclusive. La questione sanitaria, e ve l'abbiamo detto nel sommario, qui il gioco è quello di colpevolizzare gli italiani e di mettere sul nostro groppone la colpa della chiusura presentata come inevitabile. Corriere della Sera, pagina 2, Monica Guerzoni, Fiorenza Serzanini, negozi, bar e ristoranti chiusi nei giorni festivi e prefestivi. È la stretta che il governo potrebbe decidere già oggi per impedire quanto accaduto negli ultimi giorni. Di fronte alla folla nelle strade, alle migliaia di persone in fila per fare shopping e per entrare nei ristoranti, oppure ammassate fuori e dentro i bar, nuovi provvedimenti diventano inevitabili. Ecco, questa è la parola che, diciamo, è l'aggettivo che va di moda stamattina. Inevitabile, inevitabile. E ci sarà la riunione del Comitato Tecnico Scientifico a corredare tutto questo, l'intervista, come la vogliamo definire? Illiberale, paternalista, inaccettabile del solito ministro Boccia, che anziché dirci come mai il governo non ha combinato niente sui trasporti, sulle terapie intensive, eccetera, ci fa la morale. Folle ingiustificabile. Sarebbe meglio il lockdown generale, è sempre la Guerzoni che lo sente. Francesco
Francesco Boccia, le vostre regole non scoraggiano lo shopping selvaggio. Qui già è un altro grande classico. Tutto quello che fa schifo alla sinistra italiana diventa selvaggio. Com'è il liberismo selvaggio? Com'è lo shopping selvaggio? Bisognerebbe mettere quelli che scrivono queste cose a gestire un'attività commerciale, a pagare i dipendenti, a pagare i fornitori, a pagare le tasse. Poi vediamo se avrebbero voglia di scrivere queste cose. Ma Boccia va dritto, le foto degli assembramenti mostrano scene ingiustificabili, irrazionali, irresponsabili. E la Guerzoni alza la palla come la palla a volo. Bisogna stringere ancora? E Boccia schiaccia. Comprendo la voglia delle persone di uscire, ma basterebbe entrare in un ospedale per rendersi conto della condizione in cui si trova il paese. Gli ospedali gestiti da loro. In alcune strade ci sono assembramenti intollerabili, mentre dovremmo sentire ogni giorno dentro di noi il lutto nazionale. Parla quello che appendeva, ve lo ricordate, la mascherina al microfono. La terza ondata sarà colpa del governo? E la risposta: noi continuiamo a essere molto rigorosi, diciamoci la verità, però ognuno deve fare la sua parte. Non è che possiamo combattere la pandemia con i controlli a ogni angolo e le multe. Guardate questo tono veramente insopportabile del vicepresidente che parla dei ragazzi. Non è che se i ragazzini si comportano così, ma l'aria è quella, la stampa, vi abbiamo già detto del tweet di Giannini, e diciamo le pagine interne della stampa sembrano tutto un tweet di quel tipo: tavoli e negozi pieni nell'Italia in giallo, rischio terza ondata, viene chiamato alla bisogna un esperto, Nino Cartabellotta, le vacanze sarebbero perfette per iniziare un altro lockdown, certamente, e la cosa più veramente inqualificabile è l'accostamento di pagina 5. A Treviso shopping e spritz, ma gli obitori sono stracolmi. E quindi vedete come il gioco è sempre quello di buttare sugli italiani che, diciamo la verità, a chi fa questi giornali evidentemente non piacciono, sono soggetto di disprezzo, oggetto di disprezzo, e gettare sugli italiani tutta la responsabilità di ciò che accade per anche l'incapacità del governo di prevenire e di preparare. Tommaso Ciriaco su Repubblica evoca tre scenari: Natale e Capodanno in zona rossa, o comunque con pesanti divieti di movimento e ristoranti chiusi anche a pranzo. Clamoroso pacchetto di nuove misure restrittive finisce a sera sul tavolo del governo nel corso di un vertice tra i capi delegazione. Ne escono fuori tre scenari, tutti durissimi, validi per 8 giorni, dal 24 dicembre al 1 gennaio, oppure nei 10 giorni festivi e prefestivi, 24, 27 dicembre, 31, 3 gennaio, 5, 6 gennaio, insomma, così via. Ah, vediamo le opzioni, che poi volete l'impiccagione o la fucilata, siamo a questo tipo di alternative. La prima opzione prevede l'istituzione di una zona arancione nazionale. Questo comporta l'estensione del divieto di uscita dal proprio comune e la chiusura totale di ristoranti e bar. Il secondo scenario istituisce negli stessi giorni una zona rossa per l'intero paese. Significa serrare pure i negozi, vietando gli spostamenti non essenziali fuori dalla propria abitazione e lasciando però un margine di flessibilità per il giorno di Natale. Esiste anche una terza possibilità più soft, studiata dai giallorossi: affiancare alla chiusura di bar e ristoranti un rafforzamento del coprifuoco per l'intero periodo di festa. Ecco, questo è quello che preparano questi signori. Oh, peraltro, però, perché poi le cose, torno alla big picture, le cose vanno guardate insieme. Italia Oggi, venerdì, ha meritoriamente informato del fatto che dal 1 gennaio l'Agenzia delle Entrate è pronta a far ripartire 31 milioni di atti tra cartelle, avvisi, e questo vuol dire che praticamente ogni famiglia italiana ne riceve una. E in larga misura si tratta proprio di attività commerciali, artigianali. Allora, tu le chiudi per tutto il periodo di Natale, impedisci qualunque cosa, gli dai un rimborsino di 3-4 mila euro. E poi dopo gli fai anche ripartire le cartelle l'anno nuovo. Capite bene che siamo davanti a una situazione che soltanto chi non ha nessuna parentela col mondo reale può ritenere tollerabile. Oh, in tutto questo, a rendere tutto ancora più incredibile, da ieri c'è un massaggio mediatico che è avvenuto con efficacia
martellante sulle televisioni e che oggi, diciamo, ha la sua ricaduta sui giornali, con tanto di arcuri, foto, eccetera. In questo caso prendo per comodità il Corriere della Sera e la pagina 8, una primula per battere il Covid nelle piazze 1500 padiglioni, l'inevitabile intervista all'architetto Boeri che fa sapere di essersi prestato pro bono a disegnare il logo di questa primula, di questo primo fiore di primavera, ci fa sapere che lo ha ispirato la canzone di Sergio Endrigo. Sul fatto che per fare un albero ci vuole il fiore, eccetera, eccetera. Insomma, noi abbiamo già la campagna mediatica, il logo, eccetera, sulla vaccinazione, mancano solo le dosi di vaccino, diciamo. E poi abbiamo Arcuri che va in televisione a fare il gran sacerdote della spiritualità natalizia, anziché, diciamo, provvedere il governo che lo ha nominato, lui e tutti quanti, a magari accelerare in modo poderoso il percorso della possibilità di vaccinazione. Ma il gioco mediatico è sempre quello: colpevolizzare i cittadini. Va bene, spostiamoci sul versante politico. La verità ha un pezzo che, a mio avviso, aiuta a far capire come gira la giornata. È il pezzo di pagina 3 che sta sotto l'editoriale del direttore. Si era partiti con grandi prospettive, caduta del governo, eccetera. Tutto sembra virare verso un rimpastino. Naturalmente cerca di negare questo esito così mortificante Matteo Renzi in un retroscena firmato da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Da Roma gli giunge, a Renzi, l'eco delle indiscrezioni che lo vorrebbero pronto alla retromarcia, ma il senatore di Rignano nega che queste siano le sue reali intenzioni. Io non cambio la mia posizione, Conte deve mollare e io do per scontato che lo faccia. E poi, scusatio non petita, ma come si può pensare che io abbia aperto questo contenzioso con Conte per andare a fare il ministro della difesa o degli interni? È ridicolo, che figura farei? Che persona sarei? Io sto soltanto facendo politica, sarebbe meglio se lo capissero in fretta. Per la verità, nessuno ha parlato degli interni, si è parlato della difesa e degli esteri, che Renzi considererebbe dei ponti per potersi poi candidare niente meno a segretario generale della NATO. Vi dicevamo che c'è anche una delle impalpabili ministre renziane che oggi si esprime, è la Bonetti, siamo su Repubblica, è Giovanna Vitale a intervistarla. Non stiamo usando pretesti, c'è in ballo il futuro del paese e chi pensa sia solo un tema di poltrone è in malafede. La Bonetti vi dice che siete in malafede. Bisogna dare uno sguardo però anche alla stampa e in questo caso a un retroscena che aggiunge un pezzo in più di Amedeo La Mattina, che è forse l'unico retroscenista che stamattina, diciamo, continua a accreditare un'ipotesi più complicata, più complessa, cioè la caduta dell'attuale governo, non solo un rimpastino, non solo, diciamo, una gestione pilotata verso il Conte-ter, ma la nascita di un governo con uno schema politico completamente diverso. E parla di colloqui tra Renzi e Letta, nel senso di Gianni. E la mette così: il leader di Italia Viva ha avuto contatti con Gianni Letta per sondare la disponibilità di Silvio Berlusconi. Sonda la praticabilità dell'operazione che immagina lo stesso Salvini, dice La Mattina, ovvero una nuova maggioranza di centrodestra allargata a Italia Viva, facendo fuori Conte e i 5 Stelle. Fonti dell'opposizione riferiscono pure di contatti tra i due Matteo. Insomma, si sta lavorando dietro le quinte a una delle possibili soluzioni nel caso in cui il governo dovesse cadere senza che ci sia la possibilità di formare un Conte Ter. Ma com'è andata? Eppure La Mattina dice che le cose sono perlomeno interlocutorie. Gianni Letta, dicono fonti dell'opposizione, ha fatto Gianni Letta, cioè non ha detto né sì né no, anche perché deve prima parlarne con il Cavaliere, il quale, come tutti sanno, vorrebbe tanto collaborare con il Premier, evitare una crisi in piena pandemia, mentre a gennaio-febbraio inizia la campagna dei vaccini. Ma la cosa potrebbe sfuggire di mano e il centrodestra cercare i voti in Parlamento. I voti ci sarebbero anche alla Camera, eccetera, eccetera, eccetera. In fondo, se voi ricordate, lasciate perdere Renzi, ma
All'inizio di questa sfortunata legislatura, il centrodestra si presentò al Quirinale per le consultazioni dicendo: guardate, guardi, signor Presidente, che in fondo ci mancano pochi voti alla Camera e al Senato, consenta una esplorazione anche di questa ipotesi. E Mattarella, che fece esplorare tutto, fece esplorare a Fico gli scenari di sinistra, fece esplorare alla Casellati, chiamata ad esplorare, diciamo, lo scenario destro, diede, se ricordo bene, un pomeriggio, mezzo pomeriggio, insomma, la cosa non, laddove tutti capiscono che in una legislatura così combinata con parlamentari casuali e improvvisati, anche una soluzione di centrodestra, se fosse andata in Parlamento a cercare qualche voterello in più, l'avrebbe certamente trovato. Oggi qualcuno ripropone, diciamo, da destra ottimisticamente dal proprio punto di vista questa ipotesi. In ogni caso, però, anche per l'opposizione il weekend non è stato brillantissimo, perché Salvini aveva tentato una mossa, a mio modesto avviso, anche politicamente intelligente, che era quella di provare a disarticolare il fragile equilibrio su cui si regge Conte, provando a vedere per un giorno e mezzo, se si poteva produrre un esito diverso. Con rigidità, francamente, non comprensibile se non sul piano della propaganda, con una rigidità eccessiva, la Meloni ha immediatamente rilasciato un'intervista sabato sul Corriere dicendo no, non se ne parla, eccetera. Oggi arriva, diciamo, come terza ulteriore posizione, una lettera al Corriere della Sera di Silvio Berlusconi che, pur partendo dalla compattezza del centrodestra, eccetera, parla però di una convergenza per il paese con il governo, e la lettera di Berlusconi evoca, per carità, obiettivi desiderabili, per un verso la questione delle imprese, per altro verso quelle dei giovani, mettiamo a disposizione le nostre proposte, spero in una convergenza per il bene del paese. Vedrete che oggi i tre leader di centrodestra, che partiti che staranno insieme oggi a fine mattina per presentare i loro emendamenti alla legge di bilancio, su cui stanno facendo un lavoro coordinato, diranno no, no, la nostra posizione è compatta, però insomma, la sensazione è che ciascuno persegua più che altro una propria linea, e va, a mio avviso, naturalmente i giornaloni questo non lo valorizzeranno, ma a me pare che il tentativo più generoso sia stato proprio quello di Salvini in questa fase, la scorsa settimana convocando un vertice con grandi e piccoli per dare un tentativo di, o almeno una parvenza di unitarietà, e per altro verso poi quel tentativo, dicevamo, di infilare un piede nella porta per vedere se si creava un po' di scompiglio nella stanza di Conte. Ma anche questo tentativo mi pare che oggi sia più o meno chiuso. Ci sono tre commenti da segnalare. Alessandro Sallusti, che sembra fare un ragionamento in qualche misura analogo a quello di Salvini, far cadere Giuseppe è un dovere politico. Se la soluzione per disfarsi di lui fosse anche un po' pasticciata, ma l'unica percorribile in concreto, non starei lì a fare tanti sofismi. Prendersi la responsabilità di governare a volte è un dovere, non un calcolo di convenienze elettorali e politiche. Quindi vedete che oggi in fondo c'è più sintonia tra Lega e Forza Italia, tra Lega e ambienti giornalistici legati, diciamo, al mondo berlusconiano, che non rispetto alla Meloni. Questa è una sensazione che può venire fuori. Andiamo a vedere altri due commenti. Ezio Mauro su Repubblica, che parla del mistero del Premier e mette le cose così, dice: come nasce questa crisetta? Nasce dalla contestazione sul recovery plan, eccetera. Su questa preoccupazione legittima, scrive Mauro, si sono innestati calcoli più meschini. Per Di Maio l'occasione di ridimensionare Conte nel momento in cui si autonomizza dal movimento che lo ha scelto. Per Zingaretti l'opportunità di ridefinire gli spazi e i pesi nella maggioranza, con i grillini che si muovono come se la sovrastima dei vecchi numeri elettorali corrispondesse ancora al loro consenso attuale, che è invece impicchiata. Conclusione. È probabile che Di Maio e Zingaretti, dopo aver lasciato armare Renzi contro il Premier, provino a riprendere il controllo sull'orlo della crisi, se sono ancora in tempo.
hanno compreso che Conte è esattamente l'espressione di questa incompiuta politica, fragile e tuttavia decisiva per l'equilibrio istituzionale, che è l'alleanza tra il PD e i 5 Stelle. E le due sorti sono in qualche modo legate nella loro precarietà. L'unica vera difesa è, tenetevi forte, raddoppiare la posta, trasformando l'intesa sospettosa in una vera alleanza con un'identità politica chiara che selezioni uomini, scelte e obiettivi. E vedete che allora anche tra le firme più autorevoli di Repubblica ci sono due linee molto diverse. C'è chi, a mio avviso ha totalmente ragione lui, dall'inizio di questa vicenda, Stefano Folli, dice: ma guardate che questa è un'incompiuta, la cosa non può funzionare, non c'è un'anima, non c'è una visione, non c'è un progetto comune. C'è chi, Ezio Mauro, parte dagli stessi presupposti, ma arriva a dire e quindi ce ne vuole di più, e quindi raddoppiamo la posta verso una grande convergenza ideale e programmatica. E figurarsi tra Di Maio e Zingaretti, vedrete che convergenza ideale e programmatica. Non scherza oggi, come ragionamenti curiosi, anche Paolo Mieli, siamo sulla prima del Corriere della Sera, editoriale molto lungo, che poi all'interno è, diciamo, problematico sulle scelte sanitarie del governo. Nell'estate scorsa ci si poteva illudere che il peggio fosse alle spalle, ma a novembre tale equivoco non era più possibile. Poi la contestazione sulla ripartizione teorica delle somme del recovery. Alla sanità sono stati destinati solo 9 miliardi dei 209 che dovrebbero arrivarci dall'UE, ma questa è la parte, diciamo, più di dettaglio del ragionamento di Mieli. Quella che sorprende, in fondo non sorprende perché poi in questi casi escono le radici di ognuno e poi alla fine le radici di chi non ha come preoccupazione la libertà, ma c'è sempre avuto altre preoccupazioni, vengono fuori. Giudicate voi l'incipit. È preoccupante che per giorni il governo abbia preso in considerazione l'idea di cedere sul permesso di valicare i confini dei piccoli comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno. È preoccupante non perché quella concessione sarebbe stata priva, almeno in parte, di giustificazioni, ma perché ciò che avrebbe indotto il Presidente del Consiglio a compiere tale scelta è parso essere il desiderio di offrire un segnale di apertura alle forze politiche che con baldanza o copertamente da qualche giorno lo insidiano. Per trattare con chi cerca di sgambettarlo, il capo del governo si sarebbe dunque apprestato ad ammettere implicitamente che quando varò il provvedimento per limitare gli spostamenti nei giorni festivi, non si era reso conto della differenza che c'è tra una metropoli con milioni di abitanti e un piccolo centro popolato da pochi anni. E avrebbe finto adesso di riparare a quell'errore tornando sui propri passi, così da offrire agli italiani un'opportunità di ricongiungimento natalizio. Mentre altri paesi europei con meno morti di noi si accingono per le feste di Natale ad adottare misure assai severe, in primis la Germania, qui in Italia è stata messa in discussione la raccomandazione a trascorrere i giorni di festa in esclusiva compagnia degli abituali conviventi. E lo si è fatto per ragioni esclusivamente tattiche, quindi diciamo a Mieli della, diciamo, libertà degli italiani interessa meno. Quello che lo preoccupa è il fatto che un eventuale allargamento o no dipenda da giochi tattici interni alla maggioranza. Quindi in questo caso è una situazione curiosa per cui gli italiani cosa sono? Massa di manovra rispetto ai giochini di politics e. Va bene, siamo arrivati alla conclusione e abbiamo due questioni da segnalare. Intanto è morto John le Carré, 89 anni, uno dei più celebri autori di romanzi di spionaggio. Oggi si è consentito dire che i ricordi che vengono fatti sono, con rispetto per le firme che si spendono, che sono firme autorevolissime sui principali quotidiani un po' banali e politici, cioè si cerca di ricordare Le Carré per la sua tendenza a sinistra accentuatasi negli anni, per la sua contrarietà a Brexit, per i suoi attacchi alle multinazionali. No, francamente suggeriremmo di ricordare Le Carré per la sua cifra letteraria, senza bisogno di farne un feticcio politico da usare perfino ora che non c'è più. L'altra questione è un ricasco dei giornali di ieri. Ah, ieri, giornata domenicale, Corrado Augias ha scritto un
fiammeggiante articolo su Repubblica dicendo: Ah, mio padre, la mia famiglia, io stesso abbiamo amato la Francia, la letteratura francese, ho ricevuto la Legion d'Onore, ma dopo che la stessa Legion d'Onore è stata data dal presidente Macron al Sisi, a seguito del, e qui auge a ragione, della vergognosa vicenda Regeni, io restituisco la Legion d'Onore, ecco la lettera con cui andrò a Palazzo Farnese a restituire all'ambasciatore la Legion d'Onore. E inevitabilmente, inevitabilmente nel senso che in Italia, con scarso senso del ridicolo, si procede così, è partito il dibattito tra quelli che hanno ricevuto la Legion d'Onore negli anni. Su Repubblica ci si fa sapere che Cofferati, la Melandri e la Castellina restituiranno a loro volta la Legion d'Onore e quindi danno ragione a Augias. Sulla stampa Flavia Amabile va a sentire Emma Bonino che mi pare non restituisca e anche la Prestigiacomo che non restituisce anche lei, sarebbe un gesto di disprezzo istituzionale. Ora, qui più che il giochino morettiano mi si nota di più se vado, se non vado, se restituisco, se non restituisco, forse bisognerebbe farsi qualche domanda su come mai non solo qualche pezzo di destra alla Prestigiacomo, ma soprattutto praticamente tutta la sinistra italiana, rosso antica, rossa, rosé e fucsia, abbia ricevuto una pioggia di Legion d'Onore in questi anni, politici e commentatori. Se la dovessero restituire tutta, ci sarebbe un assembramento sotto Palazzo Farnese, roba da far inalberare Boccia e Speranza. Ecco, forse la domanda da porsi è: quali sono le benemerenze che, diciamo, hanno portato mezza politica italiana a essere premiata da Parigi? E questa è una domanda interessante, alla quale però abbiamo l'impressione non saranno dedicate pagine nei prossimi giorni sui quotidiani italiani. Va bene, noi ci risentiamo questa sera alle 19, sarà con me Stefano Graziosi, e oggi è il giorno in cui, diciamo, ulteriormente si riducono, quasi, diciamo, definitivamente le speranze di Trump, si apre tutta la vicenda dei grandi elettori venerdì e sabato c'è stata, sabato mattina, alba ora italiana, c'è stata la reiezione contestata da Trump da parte della Corte Suprema, non nel merito, la Corte Suprema non è entrata nel merito della questione, ma diciamo la Corte ha rifiutato di prendere, di esaminare per mancanza di legal standing, secondo la Corte Suprema, il ricorso del Texas. Quindi, però ci sono state manifestazioni pro Trump, insomma Trump sembra riuscire nell'obiettivo politico di dire ok, ho perso ma non sono un perdente e quindi nel 2024 non solo, ma c'è anche un'ombra, una spada di Damocle di illegittimità, un'ombra sulla presidenza Biden. Di tutto questo parleremo con Stefano Graziosi, mentre domani rassegna politicamente scorrettissima sarà con me Lorenzo Castellani come ogni martedì, ma l'appuntamento più importante è in edicola a prendere la verità e con questo invito chiudiamo la puntata di oggi della Verità alle 7.